Questa mattina ho il piacere di avere ospiti in studio alcuni pellegrini e rappresentanti di un'associazione che si chiama Associazione Amici di Telechiara, che è un'emittente del Triveneto. Do il benvenuto al suo presidente Andrea Marini, diacono. Buongiorno, benvenuto. E ad alcuni pellegrini che fanno parte anche di questa associazione, che sono Lia, che viene da Padova, Buongiorno Michela Paola. da Treviso, Antonella da Vicenza e Buongiorno. Mario da Padova. Buongiorno e benvenuti. Grazie. Allora, Andrea, un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo è la prima volta. Per la seconda volta veniamo in San Giovanni Rotondo, ci siamo trovati molto bene, siamo venuti non un grosso numero, ma per questioni anche logistiche e non soltanto, e organizzative anche. Abbiamo optato per la seconda volta, visto l'esperienza antecedente, dove i pellegrini si sono trovati bene, sono così arricchiti spiritualmente, quindi abbiamo optato ancora per il 2011 San Pio. Andrea, quali sono gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione Amici di Telechiara? Guarda, l'obiettivo principale, lo scopo principale è la perfezione dei membri dell'associazione. Ed è per questo che la televisione, per creare così un clima di unità, è l'unico modo per ritrovarsi a livello triveneto, è quello di organizzare dei pellegrinaggi. Lo scopo principale, dicevo, è la perfezione cristiana dei suoi membri, quindi quale obiettivo portare dei pellegrini all'interno di luoghi carichi di spiritualità per accrescere nella fede. E questo è l'obiettivo principale dell'associazione. Dunque, crescere nella fede, quindi Esattamente. luoghi appunto come San Giovanni Rotondo, immagino anche come Assisi, Loreto, Pompei, Padova, molti di voi vengono anche da Padova, altro luogo simbolo della, appunto, della spiritualità. Allora, cominciamo con un giro di testimonianze. Lia, che viene da Padova, è la prima volta a San Giovanni Rotondo e poi che cosa ti lega a Padre Pio? Sì, per me è la prima volta che vengo a San Giovanni Rotondo e mi ha portata una vicenda molto dolorosa che ho vissuto per la perdita di mio marito. E noi pregavamo tanto San Pio da Pietralcina e devo dire che ho trovato qui un qualcosa di più di quello che potevo immaginare. Ho trovato la bellezza della fede. La bellezza per qualcuno può essere, possono essere anche parole un po' particolari, ma la bellezza della sofferenza, perché ho trovato la sofferenza di mio marito nella sofferenza di Padre Pio e soprattutto nella sofferenza di Cristo. E ho capito che anche la sofferenza e soprattutto la sofferenza è un cammino, è un peregrinare verso Cristo, verso la luce, quella luce che c'è dentro la chiesa nuova di Padre Pio, dove ci sono i mosaici, che è di una bellezza che io non avrei mai immaginato, una bellezza unica. Io ho letto molti articoli su questi mosaici, conosco Rupnik. E ho letto molte critiche perché, e ho pensato questo dopo averli visti. Forse le persone vedono solo l'esteriorità dei mosaici, vedono solo la parte economica, il costo, ma non capiscono dove arriva la bellezza di quei mosaici, perché è una pagina della Sacra Scrittura. E quindi è la bellezza che ti porta a capire la bellezza di Dio. Non fermiamoci sulla terra, andiamo verso l'alto, come diceva Padre Pio. Non fermiamoci alle apparenze, Non quindi. fermiamoci all'apparenza. E se Paola mi permette, Prego. volevo solo dire un'altra cosa che stamattina, proprio prima di venire qui, per questa intervista che non mi aspettavo, dico la verità. Mi ha colpito la visita che abbiamo fatto assieme al nostro gruppo e ad Andrea, che ringrazio per questa opportunità che mi ha dato con gli amici di Telechiara. Siamo andati a visitare la casa della sofferenza. Allora, sempre parlando di mio marito, lui era un medico
un medico meraviglioso di grande umanità, il quale quest'anno l'Ordine dei Medici di Padova gli ha conferito la targa Augusto Colle. Una targa significativa per la sua umanità. Si chiamava Leonardo, scusatemi se lo ricordo, a voi tutti. E ho sentito la storia di uno dei primi fondatori, del dottor Guglielmo Sanguinetti, e mi ha colpito questa storia. Un personaggio unico perché lui non credeva. E attraverso sua moglie, strumento di Dio, perché ognuno di noi siamo strumento degli altri, è arrivato a Padre Pio, dove Padre Pio gli ha detto tu non credi, ma Dio crede in te. E questo medico è diventato il direttore sanitario di questa unica e grandissima opera, di questo seme gettato da San Pio. E poi ho sentito che il dottor Guglielmo Sanguinetti è mancato per una malattia. Allora ho pensato alla nostra esperienza, perché anch'io mi veniva da chiedere e chiedo alle volte al Signore perché mio marito, che faceva tanto bene a tutti, che attraverso la scienza anche lui e l'umanità. Allora ho capito che il Signore non guarda quanti anni viviamo, ma come li viviamo, come lasciamo la nostra testimonianza a ricordo e proprio perché venga continuata, seguita. Ecco, grazie. Io questa mattina ho sentito nelle parole della guida che raccontava la storia di questo medico, che Padre Pio lo ha chiamato, ma perché? Perché era Dio che lo chiamava, e si è salvato, perché attraverso l'incontro di Padre Pio, questo medico è arrivato al paradiso celeste. Grazie. Lia, che cosa aggiungere? È stata una bella testimonianza la tua, mi ha commosso, ma credo che abbia commosso non solo i tuoi amici che sono qui presenti, i tuoi compagni di pellegrinaggio, ma anche i tanti che ci stanno seguendo e che stanno vivendo un momento difficile della loro vita e della loro esistenza. Grazie. Allora, Michela, che arriva da Treviso, invece, anche tu per la prima volta a San Giovanni Rotondo? Sì, è la prima esperienza qui, è stato un caso. Sono qua con mia mamma e con mio papà, quindi che mi hanno portata loro in questo posto stupendo. Era da un po' che pensavamo, per loro è la seconda volta, quindi per me è la prima. Era da un po' che avevo voglia di venirci, ma solo non perché devo chiedere niente, nel senso non perché c'è un qualcosa, ma per un grazie enorme, perché anni fa, nel 98, io ho fatto un incidente stradale, e in quel momento lì, proprio quando lo stavo facendo e me la son vista, ci ha detto qua, Signore, ti prego, non farmi morire. E non so perché, ma ho visto Padre Pio in quel momento lì e mi sono salvata. Sì, ho fatto una degenza poi di 3 mesi, ma niente di che, insomma, giusto bene, non c'è nessun problema. No. Però in quel momento lì c'era lui. È stata una cosa mia che solo io posso sapere. Sarà perché nella chiesa parrocchiale c'è sempre stato un quadro di Padre Pio, perciò sai, quando vai a messa lo vedi sempre, è quel santo che è lì e che quando hai bisogno lo invochi. E niente, quindi è soprattutto per un grazie per tutto quello che ha fatto e che sta facendo tuttora, perché continua a essere tra di noi e con tutto, insomma. Senti presente, insomma, questa figura del santo, sì, di Pietrelcina, cioè, anche se è la prima volta che viene a San Giovanni Rotondo, sì. Comunque alle spalle appunto c'è questa grande, sì, devozione. Sì, ti ha colpito qualcosa di particolare a San Giovanni Rotondo? Beh, sono dei posti dove c'è tanta pace, tanta serenità. E arrivi qui e dici non vorrei più tornare a casa. perché la nostra vita è sempre frenetica, è sempre così, che a volte non è neanche tempo di pregare, di fermarti un attimo e dire grazie Signore che ci sei, perché è così. Invece qui finalmente avevo proprio bisogno di 3 giorni, di 4 giorni, di dire penso a me e al mio cuore, alla mia anima, che ogni tanto c'è bisogno. E perché purtroppo la vita è questa, siamo tutti di corsa con questi, sì, lavori che stiamo facendo e non... Ecco, quindi per fortuna, insomma, mi sono
sono venuta qui appunto per pregare, soprattutto per me e per tutte le persone chiaramente che me l'hanno chiesto, che perché l'hanno chiesto, nel mio cuore ci sono tutti, dai miei parenti, ai miei amici, a tutte le persone, insomma, alle quali voglio un mondo di bene. E sicuramente non è un caso la tua venuta a San Giovanni Rotondo. No, no, ma sicuramente no, sicuramente no, c'è sempre un perché in tutto. Esatto. E sono qui e insomma è un immenso grazie, ecco. Andrea, è grande, c'è una grande devozione nel Triveneto per Padre Pio. Sì, certamente sappiamo bene, sapete anche voi che ci sono vari gruppi di preghiera che provengono dal Triveneto. Parlavo proprio in questi giorni con alcune persone che erano presenti negli hotel dove siamo alloggiati anche noi, che organizzano anche devoti di Padre Pio, anche 2 o 3 pellegrinaggi all'anno, quindi proprio scaturiscono proprio da questi gruppi di preghiera, quindi l'importanza nel sottolineare sempre che la preghiera è una forza possente, io la definirei possente, proprio che ti dà quella forza, che ti dà quell'imprimatur proprio di stampare all'interno del cuore, proprio così, la crescere nella fede proprio, e nel condividere con gli altri anche la propria vita, le proprie esperienze, quindi attirare gli altri nel frequentare luoghi come il vostro, come il luogo di San Pio, di Pietralcina ed altri, insomma, che... Bene, Antonella, tu invece vieni da Vicenza, è sì. La prima volta anche per te a San Giovanni Rotondo? Sì, è la prima volta anche per me. Ringrazio Telechiara che mi ha dato la possibilità di poter arrivare a San Giovanni Rotondo. Conoscevi prima di venire a San Giovanni Rotondo Padre Pio? C'era qualcosa che ti... C'è persone che mi parlavano di questi viaggi, di questi pellegrinaggi, che è bello, così molto superficialmente, non... che io sia stata una persona proprio devota a Padre Pio. Anch'io, come tante persone, ho avuto un caso particolare. Mi è mancata mia mamma da poco, e la notte prima che mia mamma ho visto Padre Pio, che non ho mai chiesto una grazia, non ho mai chiesto niente. E... mi ha guardato con degli occhi, non so, non erano perplessi, non era uno sguardo che non sono ancora riuscita in questi giorni a trovare, questo sguardo di Padre Pio. Però mi dava tanto la sensazione, come dire, guarda un po', succedono ancora queste cose che un po' superficialmente ho letto da qualche parte, che lui aveva detto a un dottore: non voglio, vedendo una bara passare, non voglio più che succedano queste cose, per questo che costruisco questa struttura, perché non voglio più che avvengano queste cose. Ecco, sono venuta forse un po' per trovare una risposta, perché è successo proprio a mia mamma che voleva bene ai suoi bambini, ai suoi nipoti, viveva per la famiglia, e ecco, sono venuta un po' a vedere cosa Padre Pio mi ha voluto dire in quel momento, ecco, visto, certo, che io non ho mai chiesto niente, mi è arrivato così nella notte in cui mia mamma è venuta a mancare, proprio l'ho visto, ecco. Sicuramente tornerai a casa con un po' più di serenità, Antonella. Sì, ho trovato pace e sto trovando la risposta in questi giorni. Specialmente oggi, quando ho visitato la casa sollievo, aver sentito la storia di quel dottore, ho rivissuto un po' la storia di mia mamma, e ho capito che forse Nostro Signore aveva bisogno di mia mamma anche lì, aveva proprio bisogno, perché ho avuto un'altra visione da pochi giorni prima di venire giù, che mio Padre Pio mi diceva, e dicevo: mamma, perché non mi guardi in questo sogno? E Padre Pio mi diceva: lasciala stare, quando sarà il momento. Io vedevo mia mamma felice con lui e con dei bambini lì, per cui adesso mi rendo conto, vedendo questa struttura, vedendo tutto questo, che mia mamma fa del bene anche lì, insomma, ecco,
questo mi ha dato. Antonella, grazie anche per la tua testimonianza. Mario da Padova, quindi un altro luogo che noi amiamo molto, dove c'è Sant'Antonio. Anche per te è la prima volta a San Giovanni Rotondo? No. Sei un veterano? Ah, è la seconda volta, sempre con gli amici di Telechiara. Telechiara, finché c'è Telechiara e c'è il diacono Andrea, io sarò sempre che a mi San porta. Giovanni Rotondo. C'è qualcosa di particolare che ti lega a Padre Pio? Sì, il discorso è che mi collego all'amica là. Io ho avuto la moglie che ha sofferto per moltissimi anni di Alzheimer, un male che non glielo auguro neanche a una bestia. Ecco, e durante naturalmente non poteva abbandonarla, perché mi diceva il dottore di non abbandonarla mai un minuto da sola, perché abitando a terzo piano dice può commettere qualche cosa. E dalla mattina alla sera avevo un signore che abitava vicino a casa e mi diceva hai la spazzatura da buttare via, perché io non potevo neanche andare giù a dare a buttare via il sacchetto della cosa. E praticamente per moltissimi anni. Questa è la prima volta che lo dico. Quando eravamo a letto, lei a una certa ora si svegliava e andava avanti fino al mattino alle 6, così io pregavo sempre Dio di darmi la forza di starci vicino. Non so perché, una notte che lei si è svegliata e io diceva dai, dormi, fammi dormire anche a me, sennò domani mattina non andiamo a nessuna parte, perché la portava a Madre Teresa, che lì hanno una struttura bellissima che è stato creato proprio per i malati di Alzheimer. Sempre a Padova? Padova, poi sotto vicino. È una sera che io ero proprio stanco, che volevo dormire, ho sentito un profumo. Ho detto, Padre Pio, proprio un profumo, non ricordo neanche il, come si dice, il gelsomino o di altro profumo del genere. Ho detto, Padre Pio, stammi vicino. Ecco. E da quella volta ho avuto la fortuna, conoscendo una ragazza che lavorava a Madre Teresa, no? Dice, Mario, portala. Perché non la porta? Ma cos'è questo male? E dice, sono i malati di Alzheimer. E la portava al mattino, alle 7, e la andava a prendere il pomeriggio alle 5:30, 6 di sera. Ecco. E mi dava un po' di quel respiro, perché certo, sono per anni, dalla mattina alla sera. Ecco, io ringrazio Padre Pio, perché senz'altro è stato lui, a parte Dio, che prima pregava molto Dio, ma dopo da quando ho sentito questo profumo, mi sono collegato subito a Padre Pio. E l'ha sentito più vicino da quel giorno, l'ha sentito, ecco. E io in questo luogo, pensando così, l'altra sera, no, a letto, ho detto, quasi quasi mi vendo l'appartamento a Padova e me ne compro una a San Giovanni Rotondo, stare vicino più a Padre Pio, proprio anche perché molti anni fa è venuto fuori una a dispense, no? Ho fatto 2 volumi, va bene, e io non vedevo l'ora, la settimana, perché venivo fuori ogni settimana per avere la dispense, mi sono letto 2 volumi così, tutta la storia, da quando è nato la fino vita alla di morte, Padre Pio, fino a Padre certo. Pio, no? Ecco. Tutto qua, comunque sono felice di esserci. E porterà a casa anche lei, Mario, prossimo anno, porterà anche lei a casa grande serenità, immagino, grande pace. Senz'altro, guardi, adesso io ho 3 figli e 4 nipoti, no? Ma io non li penso, mi sento felice, so che loro sono in compagnia dei genitori, dei miei figli, sono contentissimo di essere qui e non vorrei andare via, restiamo in altri 3-4 giorni. Andrea, c'è richiesta di prolungare il pellegrinaggio, grazie alle Mario, di prolungare questo pellegrinaggio per altri 3-4 giorni. Questa è un po' veramente la pace e la serenità che si respira a San Giovanni Rotondo. Forse chi ci abita non si rende appieno conto, ecco, del luogo nel quale abita, però è una sensazione che tutti quanti ci raccontano e che percepiamo anche noi. Certamente, sicuramente, perché ognuno o perché ha le sue vicende, le sue vicissitudini personali, o perché lo stare assieme si crea una comunio veramente che innalza proprio lo spirito verso Dio, quindi è una cosa che si riesce non solo a pensare, ma si riesce anche a percepire. Ecco.
logicamente, come dicevi te Paola, chi vive nel posto un po' perché magari è oberato dalle faccende del lavoro, delle faccende di casa, eccetera, eccetera. Invece staccandosi, per noi pellegrini, invece staccandoci dalla quotidianità, da tutto quello che è consuetudine tutti i giorni, ci stacchiamo e viviamo queste 48 ore, queste 24 ore, giorni, in una maniera più forte. Dice lì la novità del cuore, che cosa porterete a casa, che cosa porteranno anche gli altri del gruppo che non sono presenti qui oggi nei nostri studi? Interpretare il sentire di tutti è molto difficile, ma credo che andremo a casa con una speranza in più, cioè di essere consapevoli, la speranza di essere portatori agli altri del nostro aver vissuto assieme qui, di poter trasmettere agli altri questa saper vivere nella semplicità e di accettare logicamente i disegni di Dio. Ecco. Lia vuole aggiungere, prendiamo il microfono. Volevo solo dire, forse è una conferma, no? Proprio di non aver paura. Forse a differenza di Mario, che mi ha molto colpito la sua testimonianza e mi ha commossa profondamente, posso dire che non vedo l'ora di tornare a casa dei miei figli per raccontare quello che ho visto e quello che ho provato. Quindi io non vedo l'ora di arrivare, di trovare mio nipotino, perché voglio proprio dire a loro: non abbiate paura di amare, di fare del bene, perché questo mi ha detto Padre Pio, di amare il Signore, prima di tutto, perché Padre Pio è uno strumento di Dio. Dobbiamo ricordarcelo. Padre Pio incarnava il Signore qui sulla terra ed è venuto per amore di Dio. È proprio una persona donata da Dio, Padre Pio, su questa terra, perché poi noi lo incontriamo. Dobbiamo ricordarci di questo. Ecco. Bene, grazie a Lia, grazie a Michela, Antonella, Mario. Un'ultima, prego, come no? Volevo dire a riguardo della carità, no? Io sono, da quando sono andato in pensione, circa 20 anni, io vado sempre all'opera della Provvidenza di Sant'Antonio di Padova, dove ci sono dei disabili. No? Va a fare volontariato? Volontariato, esatto. E lì sono in un reparto dove sono tutti o sulle carrozzine o a letti. E infatti lì trovo serenità, pace e tanto amore con questi ragazzi, no? Che quando ti incontrano, la prima volta che sono andato in quel luogo, ti chiedono subito come ti chiami. Sono 20 anni che io li incontro nel corridoio, mi dicono ciao Mario, tutti, grazie. Ciao. Quindi è proprio vero che a fare del bene ci si guadagna, insomma, non fai del bene al prossimo, sì, fai anche del bene al prossimo, però comunque soprattutto a te stesso, la carità. Allora, grazie davvero a tutti quanti voi, grazie a Andrea Marini, il diacono, nonché presidente di questa associazione Amici di Telechiara. Speriamo di avervi qui anche il prossimo anno con altre testimonianze e con altri racconti di speranza che davvero ci hanno arricchito il cuore anche quest'oggi. Noi ci fermiamo qui, ancora linea alla regia e poi di nuovo insieme.